Buon pomeriggio, ben ritrovati. È il nostro primo appuntamento con l'informazione del TG Oggi News. In primo piano il bilancio su San Matteo, tracciato questa volta direttamente dal Vescovo di Salerno, Monsignor Luigi Moretti, che questa mattina ha incontrato la stampa raccontando quello che è stato il percorso per arrivare alla processione per il Santo Patrono, ma anche tracciando un bilancio del risultato che dal suo punto di vista è stato positivo, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione dei i fedeli, mentre il vescovo si è detto sorpreso sull'assenza dell'amministrazione comunale. Vediamo. Che ci unisce, possiamo fare insieme per dare Non so se un c'è qualcuno che vuol fare Peppone, ma non chiamatemi Don Camillo. Si rifiuta di passare per il battagliero parroco, il vescovo di Salerno Luigi Moretti, che a pochi giorni dai festeggiamenti per il santo patrono San Matteo ha voluto tracciare un bilancio di questa edizione raccontando il percorso che lo ha preceduto, la sua visione dei fatti e definendo panna montata quanto costruito anche attorno al mancato ingresso della statua nel comune di Salerno. Moretti ha ripercorso diversi incontri organizzativi con il comune di Salerno per il cammino che ha visto anche siglare un protocollo d'intesa sulla processione ma anche su altre cose. La questione di Santa Sofia per il rinnovo del comodato, l'orario di apertura del Duomo con l'amministrazione comunale che si era impegnata a dare un contributo. Il vescovo ha anche ricordato di aver fatto gli auguri al neosindaco Napoli con la promessa di un incontro che non c'è mai stato e ha ammesso di essere rimasto sorpreso dell'assenza del comune e anche della provincia dalla processione. Risultato però il vescovo ci ha tenuto a sottolinearlo, è stato quello di aver riconquistato la gente. L'esponente della curia ha infatti più volte ribadito che la partecipazione è stata superiore alle volte precedenti e ha infine teso una mano ancora una volta al comune di Salerno. Moretti si è infatti detto pronto a ragionare su un'ipotesi che preveda una vera e propria manifestazione che abbia al centro l'ingresso della statua del Santo Patrono nel comune di Salerno. Quest'anno però, quando sono entrato e non ho trovato nessuno, mi sono sentito a aggiunto Moretti come quando benedicevo le case a Roma e mi lasciavano le chiavi dal portiere. Idea, cioè possiamo dire che si ricomincia da oggi pensando ad una manifestazione apposita per far entrare Normalmente penso a quello che è domani, quindi. No, 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 siccome mi mancavano dei passaggi, non ho capito se questa ipotesi di portare San Matteo al comune alla quale lei faceva riferimento, diceva, ho capito, lei diceva facciamo una manifestazione Ho detto apposita. semplicemente se c'è un'esigenza. Quindi si può lavorare su queste ipotesi? Io l'ho data già per sicura, come fatta, nel senso, ma non adesso, da sempre. Perché il problema è che io non ce l'ho con stare col comune San Matteo dentro il comune o meno. Io dico, se facciamo qualcosa, facciamo nel modo proprio. Penso che è più ovvio e più evidente di così. Allora, io lo posso fare la messa, la peregrinazio, la L'ha processione, dimostrato quest'anno. il pellegrinaggio, ovviamente ogni cosa è anche cosa da sua. Scegliamo cosa fare e vediamo. Però non mi puoi chiedere una cosa e farne un'altra. E ribadisce massimo rispetto nei confronti della Chiesa Salernitana, ma ne chiede altrettanto il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, che in un'intervista esclusiva questa mattina ha parlato per la prima volta dopo la processione della discordia, dicendosi appunto rispettoso dei ruoli. Sindaco Napoli, questa mattina attesa conferenza stampa del Vescovo che ha fatto il punto su quelle che sono state le celebrazioni in onore del Santo Patrono, sulla vicenda che ha caratterizzato un po' questa edizione 2016 della processione. Si è dichiarato sorpreso per l'assenza del comune di Salerno, ma al tempo stesso ha teso la mano all'ente, all'ente da lei amministrato. Intanto non c'è nessuna, come dire, frizione umana tra le parti. Io ho avuto sempre un profondo rispetto per le prerogative della Chiesa, del Vescovo segnatamente, da laico. Ma io sono geloso custode delle prerogative dello Stato laico, del Comune, così come giustamente il Vescovo è geloso delle prerogative della Chiesa. E allora noi siamo pronti a qualsiasi azione di coordinamento, di distensione, che è solamente formale, diciamo, perché di sostanza non c'è nulla, e siamo pronti a fare ragionamenti a 360 gradi, ma nel rispetto della pari dignità. Credo che questo sia un dato ineludibile
e nel mentre io mi dichiaro deferente rispetto alle determinazioni dell'arcivescovo per quanto riguarda ciò che è di Dio, c'è bisogno che valga anche la considerazione per gli aspetti civili rispetto di quel che è di Cesare. Dicevo in qualche circostanza, il nostro dire, come diceva appunto Matteo, il vostro parlare sia sì sì, no no, tutto il resto appartiene al demonio. Bene, io credo che noi abbiamo avuto un atteggiamento assolutamente franco, chiaro, onesto intellettualmente, che non si presta a strumentalizzazioni di nessuna natura. L'abbiamo sostenuto con chiarezza e con fermezza, certi delle nostre considerazioni logiche. Tutto questo, detto questo, naturalmente, non c'è nessuna difficoltà. Ecco, ha parlato di un'iniziativa che si può costruire insieme con il Comune per ritornare insomma un po' all'antico, quindi permettere alla statua di San Matteo di entrare in Palazzo Città, che è un po' il motivo. Su questo noi siamo assolutamente disponibili, ci mancherebbe altro. Nel momento in cui si apre un dialogo paritario, noi non saremmo contenti di più. Naturalmente nessun niente di personale, come si dice, ma è un ragionamento strettamente istituzionale rispetto al quale naturalmente noi ci dichiariamo già da subito, come lo siamo sempre stati, in tutta onestà, disponibili al confronto. Ecco. Parliamo adesso di smaltimento dei rifiuti. A Baronissi questa mattina la presentazione della nuova area che un tempo ospitava l'ex discarica di Cariti. L'area è stata bonificata e oggi, come ha ribadito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca partecipando all'apertura dell'area, può diventare simbolo ed esempio del percorso che la Campania deve fare nel ciclo dei rifiuti, soprattutto per ritornare ad essere credibile agli occhi dell'Unione Europea. L'ex discarica di Cariti nel comune di Baronissi come simbolo del percorso avviato dalla regione guidata da Vincenzo De Luca, con il quale la Campania punta a riconquistare credibilità agli occhi dell'Unione Europea. Per completare il ciclo integrato dello smaltimento dei rifiuti ha infatti ricordato il governatore che con il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha presentato stamani l'intervento di bonifica nell'ex sversatoio. Dobbiamo avere una raccolta differenziata che su base regionale arrivi al 65%. Raccolta differenziata, bonifica delle discariche ma anche impianti di compostaggio, sono queste le cose che servono a completare il ciclo di gestione dei rifiuti in Campania, lo ha ribadito il presidente ricordando anche che la Commissione Europea ha proceduto per infrazione ambientale contro la Campania stabilendo una multa. De Luca poi ha presentato il suo piano, completare gli altri 48 interventi di bonifica delle discariche e puntare sugli impianti di compostaggio. Il compostaggio ha un ruolo decisivo nel piano regionale dei rifiuti. Ci muoveremo in due direzioni, accordi con le società provinciali per realizzare impianti di compostaggio già all'interno dei vecchi stirri e poi pensiamo di realizzare, finanziando gli ex novo, credo arriveremo a una ventina di impianti di compostaggio. Sono decisivi perché gli impianti ci consentono di lavorare l'umido e questi impianti ci consentono di evitare i termovalorizzatori. Nell'area dell'ex discarica di Cariti questa mattina era presente anche una delegazione dei lavoratori delle fonderie Pisano con uno striscione delocalizzare subito. Delocalizzare subito è quanto attraverso uno striscione i lavoratori delle fonderie Pisano hanno ribadito anche oggi attraverso un presidio presso l'ex discarica di Cariti a Baronissi, dove era in programma la cerimonia per la presentazione dei lavori che hanno bonificato l'area. Nessun messaggio diretto e nessuna protesta verso il governatore della regione Campania, tanta attesa però. Lunedì ci sarà un incontro alle 18.30 presso lo stabilimento di Fratte con il vescovo, ma l'incontro più atteso è quello in programma il giorno successivo al Ministero delle Attività Produttive. Non si vede un'istituzione che viene a dire qualche parola di conforto nei nostri confronti e con la parte proprietà. C'è una richiesta in particolare che volete avanzare al Presidente De Luca? No, è detto quello dell'organizzatore, se noi volevamo dire qualcosa, ma io sono propenso di farci vedere che siamo qua presenti, che siamo presenti pure a Cariti, a Baronissi, perché comunque ci sono operai di Baronissi che lavorano alla fonderia e cercando sempre qualcuno che ci dia una mano, qualcuno che io si espone per le fonderie Pisano. Sono di Baronissi e mia moglie è incatenata da 5 giorni in avanti per protestare, tengo 3 bambine.
siamo proprio all'ultima spiaggia. Come sta sua moglie? Sappiamo che ha smesso di prendere anche dei medicinali, sì, che sono importanti. Da oggi non voleva nemmeno bere e mangiare più, perché siamo all'estremo. Ecco, lei vorrebbe dire qualcosa a De Luca? Io vorrei dire, se andasse lì a dare una parola di conforto a noi e anche a mia moglie per farla tornare a casa dalle bambine, solo questo. Lei non ci è riuscita a convincerla a smettere? No, perché noi veniamo già da una situazione che 8 anni fa ho perso il lavoro, ci ho messo 7 anni per ritrovarlo, a settembre. Da gennaio abbiamo iniziato, ma siamo di nuovo in mezzo a una strada. Passiamo alla cronaca. Incidente nella notte appena trascorsa, intorno alle 2 in Costiera Amalfitana, di fronte all'hotel Miramalfi, un'auto con a bordo 2 persone, il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, e la moglie, per causa ancora da accertare, si è schiantata contro un muro in una curva mentre viaggiavano in direzione Praiano. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri. Ad avere la peggio nell'impatto, la moglie del primo cittadino, che è stata condotta presso l'ospedale San Giovanni di Dierugi d'Aragona per gli accertamenti. Il sindaco di Praiano è stato invece trasportato all'ospedale di Cava dei Tirreni. Potrebbe essere stato anche un colpo di sonno a causare l'incidente. Ovviamente ci sono indagini in corso. Ennesimo tentativo di limitare la libertà di stampa. Il comitato di redazione del quotidiano La Città, attraverso una nota, stigmatizza la grave violazione dei diritti della collega Rosaria Federico, che è stata denunciata e ha subito il sequestro del cellulare dopo essersi rifiutata di rivelare la fonte di un articolo come imposto dal segreto professionale. In seguito ad un invito a comparire come persona informata dei fatti davanti a un giudice della DDA per un articolo scritto a giugno sulla città di Salerno, la collega Federico si è presentata in procura a Salerno e, dopo non aver rilevato la fonte dell'articolo, è stata raggiunta in strada da un agente della Polizia di Stato, che l'ha invitata a seguirlo nella caserma Pisacane, dove le ha presentato un ordine di esibizione del cellulare per verificare telefonate e messaggi. Al nuovo rifiuto sono scattati sequestro del cellulare e denuncia. Nel garantire solidarietà e sostegno alla collega Rosaria Federico, la redazione di TV Oggi Salerno sottolinea con forza la condanna per un episodio teso a comprimere fortemente la libertà di informazione e i diritti di una giornalista. L'Ordine dei giornalisti della Campania e il Sindacato Unitario Giornalisti sono al fianco di Rosaria Federico e seguiranno costantemente la vicenda. Torniamo alla cronaca. Carabinieri in azione a Sala Consilina, dove è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di ordigni esplosivi un pluripregiudicato 46enne del posto. I militari hanno ritrovato nascosti all'interno del vano scalo della sua abitazione 4 ordigni esplosivi artigianali, delle bombe carta azionabili mediante un sistema ricetrasmittente a distanza, contenenti complessivamente 3,5 kg di miscela esplosiva. Il manufatto, dopo la messa in sicurezza, è stato reso inerme dagli artificieri. L'uomo è ai domiciliari, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Una nuova sede, moderna ed attrezzata, per il gruppo Salerno Trasporti, colosso del settore logistico, nato dalla caparbietà e dalla passione di Giovanni Cammarota, giovane e illuminato imprenditore salernitano. Questa mattina il taglio del nastro. Una nuova sede moderna ed attrezzata per il gruppo Salerno Trasporti, colosso del settore logistico nato dalla caparbietà e dalla passione di Giovanni Cammarota, giovane e illuminato imprenditore salernitano, presente con le sue piattaforme sull'intero territorio nazionale, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia. L'importanza crescente assunta dalla gestione delle spedizioni nell'ultimo miglio ha convinto il gruppo ad investire sempre di più nel vero settore nevralgico del comparto della logistica, ovvero le risorse umane. Oggi Salerno Trasporti può vantare 400 dipendenti diretti ed una serie importante di rapporti immediati, più in generale su un inesauribile entusiasmo testimoniato tra gli altri questa mattina dal governatore della regione Campania Vincenzo De Luca e dai sindaci di Salerno e Cava dei Tirreni, Napoli e Servalli, presenti al taglio del nastro. Giovanni Cammarota, c'è, credo, legittima emozione, legittimo orgoglio, no? Perché nel momento in cui si inaugura una struttura così importante, che dà lustro e dà anche la sensazione di uno sviluppo imprenditoriale per una realtà già consolidata come la Salerno Trasporti, non si può che essere felici. Sì, una giornata intensa, davvero faticosa, devo dire. Preferisco più lavorare a livello operativo sulle banchine con i miei uomini. Niente, sostanzialmente questa struttura intende proporsi alle multinazionali con le quali collaboriamo per un discorso di distribuzione a livello regionale
con la professionalità e con la precisione che caratterizza l'operato della Salerno Trasporti. Ecco, per chi non conoscesse la realtà Salerno Trasporti, vogliamo dare qualche numero? Beh, la Salerno Trasporti è un'azienda salernitana, nata circa 20 anni fa, attualmente gestisce circa 25 piattaforme logistiche a livello Italia, da Trieste, Pordenone fino alle nuove acquisizioni di Palermo che avverranno credo nelle prossime settimane, quindi stiamo lavorando per arrivarci, e che oggi conta circa 400 dipendenti diretti e circa 200 indiretti. E soprattutto non si ferma, cioè nel senso che la mission più importante di Giovanni Camarota e della Salerno Trasporti è quella di veicolare su Salerno, sul territorio salernitano, ma in Campania, player internazionali di grande prestigio. È la nostra aspettativa, sì, è proprio quella, cioè quella di riuscire a portare qui su Salerno una delle multinazionali con le quali noi non stiamo, collaboriamo, ma non in maniera diretta sul nostro territorio. Quindi, che dire, lavoriamo per questo progetto con l'aspettativa di portare anche un indotto di immagine, di lavoro e di business all'interno della nostra amata città. Lo vediamo nell'immagine, era presente anche il presidente della commissione bilancio della Regione Campania, Franco Picarone, che è ritornato su un argomento già molto dibattuto nei giorni scorsi, ovvero i finanziamenti per le aree industriali in crisi. Assessore, c'è un dibattito aperto, reso pubblico dalla visita di Matteo Renzi alla FOS di Battipaglia sulle aree industriali in crisi. Ecco, sotto questo aspetto ci sono provvedimenti importanti e soprattutto opportunità importanti per il territorio salernitano. Poi la vicenda Battipaglia merita probabilmente una menzione a parte. Sì, l'assessorato alle attività produttive, la Regione Campania, il governatore stanno lavoreranno per individuare le aree di crisi non complesse della Regione Campania, cui estendere i benefici della legge 181, quindi si attende un decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico che è alla firma della Corte dei Conti e darà un mese alla Regione Campania per individuare queste aree. Sarà un'opportunità in più. Ecco, in termini pratici, ecco, cosa significa per i territori? Ci sono i benefici della legge 181, che è la legge famosa della riconversione industriale, vale a dire sarà possibile per le aree individuate consentire agli imprenditori che vogliono fare investimenti di ampliamento, di miglioramento dei processi produttivi con progetti minimi di 1,5 milioni, di avere una consistente quota di finanziamento a fondo perduto. Ovviamente l'attenzione soprattutto alle aree che hanno bisogno di rilancio sarà un'iniezione in più da parte del governo e anche per la Regione Campania per migliorare i livelli di prodotto interno lordo della Regione Campania, un'opportunità in più per i territori depressi per fare nuova occupazione. Nello specifico Salerno è inserita in questa lista? Salerno è già nella lista del MISE, ovviamente questo significa benefici per coloro i quali vogliono investire nell'area industriale. Però non possiamo anticipare le conclusioni perché diciamo l'individuazione delle aree dipende anche da dati statistici e da una procedura abbastanza complessa, però confidiamo che sarà fatto tutto quanto necessario perché possa essere più estesa possibile in Regione Campania la zona dei benefici e consentire la ripresa occupazionale anche attraverso questo meccanismo, insieme a tutte le altre misure ed opere che saranno oggetto di interventi a breve da parte della Regione Campania che rilanceranno l'occupazione. Il governatore sta lavorando in maniera molto intensa su questi temi e l'opportunità che abbiamo di una grandissima quantità di fondi europei da spendere in questa direzione non va assolutamente persa. Continua a tenere banco la vicenda della statua di Padre Pio a Dogliastro, ne parliamo tra poco dopo la pubblicità, restate con noi. Continua a tenere banco, come dicevamo prima della pubblicità, la questione della statua di Padre Pio a Dogliastro Cilento. La minoranza in consiglio chiede l'intervento del Vescovo e del Papa affinché riportino la situazione alla normalità. È ancora polemica sulla mega statua di Padre Pio che il comune vorrebbe realizzare in località Tempone degli Zingari, al confine con Prignano Cilento. A causare malumori la decisione della Fondazione Alessandro e Teresa Martino di aderire al protocollo d'intesa per la costruzione del monumento, cui già fanno parte i due centri cilentani. Dietro alla decisione, secondo quanto riferito da Palazzo di Città,
ci sarebbe lo stesso cardinale salernitano Martino. Proprio la scelta di quest'ultimo ha scatenato la rabbia dell'opposizione, che ora si appella al vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Miniero, e allo stesso Papa Francesco affinché intervengano per chiedere all'altro prelato di rinunciare allo scopo. Il nostro vescovo, spiega Gerardo Ariana, rappresentante della minoranza, ha dichiarato che i problemi del Cilento sono dovuti soprattutto alla presenza di cattivi amministratori, dunque è paradossale che la Chiesa decida di prendere parte ad un progetto del genere. Noi dell'opposizione, aggiunge, restiamo contrari all'opera, poiché riteniamo che ad Ogliastro vi siano problemi ben più seri. La minoranza, però, è perplessa anche per altri motivi. All'inesattezza dei progetti, denunciano, si aggiungono fatti obiettivi. L'area su cui dovrebbe sorgere il monumento, infatti, sarebbe a rischio frane, secondo le mappe dell'autorità di bacino. Ciò impedirebbe di costruire l'opera, sia in quella zona, sia in altre, considerato che il dissesto idrogeologico è diffuso sul territorio iastrese. Ci chiediamo dove il sindaco voglia realizzare questa statua, incalzano dall'opposizione. Speriamo, concludono, che il vescovo e il papa riescano a riportare alla ragione questi loro discepoli. Le previsioni del tempo e poi subito dopo c'è spazio per l'informazione sportiva del nostro TG Oggi. In collaborazione con Dotolo Mobili, cerca personale addetto alle vendite per sede di Teverola, Caserta e Bellizzi, Salerno. Inviare curriculum vitae a amministrazione@dotolomobili.it. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ed eccoci puntuali all'appuntamento con la nostra informazione sportiva. La Salernitana scende in campo tra poco alle 15. I Granata ospitano al Rechi il Trapani e vanno soprattutto a caccia della prima vittoria in campionato. I tre punti servono come il pane alla squadra di Sannino per ritrovare il sorriso. La vittoria ed il sorriso, questi sconosciuti, in casa salernitana l'uno e l'altro sono assenti da tempo e forse non è neanche così vero che la conquista dei tre punti restituirebbe automaticamente anche il sorriso. Quest'ultimo la Salernitana in fondo non l'ha mai avuto, chiusa come a riccio verso l'esterno, arroccata a difesa di chissà quali segreti, troppo spessa sorda dinanzi alle istanze di tifosi e critica, poco propensa al dialogo per antonomasia e pronta, al presentarsi le prime difficoltà, a scegliere i propri interlocutori. Se più che le parole conta la mimica facciale, allora il volto di Sannino nella video intervista realizzata ieri dalla società alla vigilia della sfida col Trapani diceva più delle dichiarazioni stesse, spento più che disteso, senza la luce negli occhi che l'accompagnava nei primi tempi della sua avventura in Granata. Il tecnico di Ottaviano si affida al campo e allo spiccato ritorno al successo per ritrovare pure il sorriso. Non sempre però è così, perché a volte una squadra vince se è capace di sorridere, se cioè ha la forza interiore per superare errori e difficoltà, per stringersi intorno ad un condottiero riconosciuto e dimostrare tutto il suo valore. Oggi la Salernitana cercherà la vittoria e tutti si augurano che la centri, ma il sorriso forse tornerà solo quando si sarà fatta chiarezza all'interno, nelle dinamiche che regolano la vita di una società che dovrebbe essere gratificata dal seguito e dalla passione di una piazza che vive di calcio e che resta sempre con la mano sul freno a mano, pronta a tirarlo nell'attimo in cui dovrebbe accelerare. Da oggi si spera che almeno sul campo la Salernitana di Sannino possa cominciare a correre e vincere per dare soddisfazione già ai suoi tifosi e magari per cominciare a sorridere di nuovo, anche se la strada per ritrovare equilibrio e serenità al proprio interno solo marginalmente passa dai risultati. Per la gara di questo pomeriggio la Salernitana cambia ancora una volta pelle e veste tattica. Sannino rilancia Donnarumma e Coda esclusi a Cesena e sistema Rosina alle loro spalle nel 3-4-1-2 di partenza.
Altro giro, altra corsa, altro cambio, altra partita. Tutto si spera per la prima vittoria della stagione. Contro il Trapani, Sannino è obbligato a vincere. Tra poco meno di mezz'ora la Salernitana ospita l'11 di Cosmi allo stadio Arechi. Davanti a quasi 10.000 persone, Rosina e compagni vanno a caccia del primo successo in campionato, dopo 3 pareggi e 2 sconfitte. Il trainer granata sa di giocarsi una grossa fetta di credibilità, dopo un avvio stentato e avvelenato da tensioni apparse francamente eccessive, visto che siamo, è bene ricordarlo, solo alla sesta d'andata. Ma tant'è, Sannino perde Perico in difesa, ne avrà per 10 giorni ed ancora una volta è costretto a cambiare l'asset della squadra per l'assenza di un giocatore soltanto. Il tecnico le prova tutte e stavolta sembra intenzionato a schierarsi con un modulo inedito rispetto a quanto visto fino ad oggi. Senza Perico l'allenatore non se la sente di giocare con una difesa a 4 ed allora spazio di un pacchetto arretrato composto da 3 centrali con 4 centrocampisti, un rifinitore, sì esattamente il trequartista tanto discusso ma puntualmente impiegato, e 2 attaccanti. Rispetto al turnover di Cesena tornano parecchi titolari di inizio stagione. Davanti a Terracciano agiranno Tuia, Schiavi e Bernardini in difesa. La Verona e Vitale saranno gli esterni del centrocampo, la cui cerniera sarà chiusa dal rientro di Ogier e dalla qualità di Della Rocca. Capitan Rosina invece avrà il compito di agire tra le linee provando a dare una mano in mediana in fase di non possesso palla. Rosinaldo insomma sarà libero di spaziare tra i reparti per dare manforte all'attacco che torna ad essere composto da Codo e Donnarumma. I gemelli del gol riprendono il loro posto nell'11 base dopo la panchina del Menuzzi, il faccia a faccia tra Codo e Sannino e le sirene del ritocco dell'ingaggio per Donnarumma, con la voglia di tornare ad essere micidiale in zona gol. Attenti a quei due insomma, anche soprattutto. Soprattutto perché i due avranno il supporto di uno come Rosina, pronto ad innescare la miccia. Dovesse essere confermato il modulo, sarebbe l'ennesimo cambio tattico da parte di Sannino da quando è salito sulla tolda della nave granata. Prima il 5-3-2 con Spezia, Verona e Novara. Dopo la brutta sconfitta in Piemonte però è cominciata la girandola dei moduli. 4-3-1-2 con il Vicenza, 4-4-2 sporco a Cesena con la squadra che ha chiuso la partita con 5 difensori e 4 centrocampisti. Ed infine il 3-4-1-2 che sembra abbia in mente il tecnico oggi pomeriggio. La speranza è che Sannino abbia finalmente trovato la quadratura del cerchio, altrimenti il famoso equilibrio sbandierato ai 4-20 sarebbe soltanto aria fritta. Come sempre il giudice inappellabile sarà il campo. Salernitana e Trapani, adesso tocca a voi. E alla vigilia della sfida con il Trapani, Sannino ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale della Salernitana. Ascoltiamo alcuni passaggi. Noi abbiamo fatto 3 partite con questa che verrà in una settimana e credo che ho avuto anche la fortuna di trovare dei ragazzi pronti, quelli che hanno giocato a Cesena dopo tanto tempo, che erano fuori a guardare i propri compagni, si sono fatti trovare pronti. Credo che è un gruppo davvero che in questo momento tutti insieme vogliono trovare questa vittoria che sicuramente porterebbe quel sorriso che ultimamente ci è un po' mancato. I ragazzi hanno lavorato, c'è chi ha dato tutto a Cesena e meno male che abbiamo una rosa dove io posso attingere, ma anche aver fatto ricaricare qualche batteria a qualche ragazzo che dall'inizio del ritiro fino adesso aveva sempre giocato, perciò chi andrà in campo sarà sicuramente bene. Ma il Trapani non è che devo presentarlo io, ho fatto la finale per andare in Serie A l'anno scorso, e c'è un allenatore che io stimo moltissimo, un amico, e c'è una squadra ben collaudata, ormai giocano insieme da un po' di tempo, li abbiamo visti, e è una squadra molto aggressiva, una squadra che sa giocare bene a calcio, però credo che la Salernitana domani dovrà dire la sua, è il momento che dobbiamo davvero uscire fuori da questo impasse. Secondo me abbiamo fatto degli ottimi risultati, mancando quella vittoria che avremmo meritato. E questo pomeriggio alle 18 al Pala Palumbo di Torrione debutta in campionato la Iomi Salerno. La squadra allenata da Salvo Cardaci ritrova la matricola d'Ossobuono che torna in massima serie a distanza di qualche anno e che proverà
a rendere difficile la vita alla rinnovata compagine salernitana, che punta senza mezzi termini ad interrompere l'egemonia di Conversano e a riconquistare il titolo nazionale. Grande attesa per il ritorno tra i pali di Monica Prunster, che anche per il debutto di tutte le nuove giocatrici, come anche per il debutto di tutte le nuove giocatrici giunte in estate alla corte di Cardaci. Parliamo adesso di basket. La Givova Scafati è in finale di Supercoppa. Ieri la squadra di Markowski ha sconfitto 86-85 Treviso al termine di un doppio overtime. Partita intensissima e piena di ribaltamenti nel punteggio, decisa alla fine dalle giocate di Baldassarre e Fantoni, autore di 26 punti e risolutivo nell'ultima parte del secondo supplementare. In finale la Givova sfiderà questa sera alle 19 la Contatto Bologna. Da segnalare nella fila dei canarini il debutto del Play Panzini, tesserato proprio alla vigilia della Supercoppa. Una piccola e breve interruzione pubblicitaria, torniamo tra poco con la Paganese. Ci occupiamo in chiusura della Paganese, che in Lega Pro è attesa domani, impegnata al Torre contro il Monopoli. Dopo la vittoria di Catanzaro, la squadra di Grassadonia vuole dare continuità al suo momento di forma, conquistando i primi punti stagionali anche davanti ai propri tifosi. Grassadonia dovrà rinunciare a Junco, alle prese con un lieve acciacco. Il tecnico azzurro stellato dovrebbe confermare per grosse linee la formazione proposta a Catanzaro. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.